Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul mio canale YouTube. Chi mi segue su Instagram sa che da qualche tempo ormai cerco di utilizzare il mio iPad Pro 11 per tutti i miei lavori, dal photo editing al video editing e molto altro. E devo dire che una volta trovate le giuste app sta davvero diventando semplice, veloce ed efficace. Una volta capito come lavorare con il tablet, ovviamente la mia prima domanda è stata: ma adesso posso anche giocarci con questo affare o forse no? La risposta, ragazzi, è stata praticamente immediata ed è assolutamente sì. Con l'arrivo di iOS 13 e iPadOS, il nostro dispositivo portatile potrebbe addirittura sostituire una console, ma vi spiego tutto dopo la sigla. Ed eccoci qui ragazzi, partiamo con la cosa più importante, quella che renderà l'esperienza di gioco molto simile a quella di una classica console, ovvero l'utilizzo del controller. Come detto poco fa, l'ultimo major update di Apple ha portato con sé la possibilità di utilizzare con i nostri dispositivi i controller più diffusi in commercio, ovvero quello di PS4 ed Xbox One. Il procedimento è davvero semplice e veloce come potete vedere e in soli due passaggi saremo pronti a giocare. E adesso che il nostro controller è collegato, voi direte: sì, ma a che cosa giochiamo? Beh ragazzi, ve lo dico subito. Negli ultimi tempi molte software house, anche di grosso livello, hanno capito che il mercato del gaming mobile è in enorme crescita e quindi hanno deciso di sviluppare giochi su questo tipo di piattaforma. Infatti già oggi abbiamo titoli del calibro di Fortnite, Call of Duty Mobile, che sta avendo un enorme successo come ben sapete, PUBG, Street Fighter, Grid Motorsport ed NBA 2K, ragazzi, con una grafica davvero pazzesca. Questi solo per citarne alcuni. Questi giochi, ragazzi, sono già scaricabili da oggi e in futuro chissà quali titoli potranno arrivare. Si parlava addirittura di un possibile arrivo di Apex Legend. Per me, per esempio, ragazzi, sarebbe fantastico se arrivasse una versione completa di FIFA o magari di PES con il supporto a controller, che non farebbe male. Che ne dite? Volevo anche segnalarvi un sito che vi faciliterà la ricerca di giochi con il supporto al controller, ovvero www.controller.whatthef. Vi lascio il link in descrizione e lì potrete trovare un sacco di giochi senza andare in cerca sull'App Store. Per i più smanettoni c'è da sottolineare anche la possibilità di installare emulatori di parecchie console retro, aprendo così un'infinità di nuove possibilità. Magari se siete interessati fatemelo sapere e magari faremo un video dedicato in futuro. Una delle cose che preferisco giocando con il mio iPad o iPhone è il fatto che posso portarlo sempre con me, senza soprattutto dover acquistare un ulteriore dispositivo tipo la Nintendo Switch, per capirci. Come potete vedere qui, stavo beatamente giocando in multiplayer a Call of Duty Mobile nel bel mezzo del nulla, sfruttando la connessione 4G del mio iPhone 11 Pro Max. Questo tipo di comodità, ragazzi, da bambino mi avrebbe fatto davvero un sacco di comodo, perché magari il tragitto verso la scuola sarebbe stato davvero molto meno palloso. Ma se giocare in mobilità non fa per voi, c'è anche un modo per trasformare il vostro dispositivo in una console vera e propria, semplicemente acquistando un adattatore USB-C HDMI o, in caso di iPhone, Lightning to HDMI. Così potete scatenarvi sul vostro TV 60 pollici in soggiorno connesso al vostro impianto surround, davvero da paura. L'unica pecca in questo caso è che al momento l'uscita video di iPad è in 4 terzi e purtroppo crea delle barre nere ai lati sui TV 16 noni. Invece il problema non persiste su iPhone per via del formato video molto più simile a quello dei nostri televisori. Per rendere l'esperienza al top abbiamo bisogno di alcuni accessori. Sicuramente l'accessorio numero uno è il controller e in caso usiate iPhone vi consiglio anche un supporto per smartphone per poi così creare una sorta di console portatile. Se poi volete spingervi oltre, beh, vi consiglio assolutamente un battery bank perché, come potrete immaginare, la batteria ne risentirà non poco. Personalmente uso anche una cassa Bluetooth per godermi gli effetti sonori al top e ovviamente, ragazzi, le AirPods, che in modalità gaming sono davvero fantastiche e poi, ragazzi, non avendo i fili, davvero il top. Chiaramente, anche dopo tutte queste belle parole, ci sarà chi mi dirà: beh, ma io ho la Play, ma io gioco con l'Xbox, io ho il PC super ultra mega e via così. Infatti, ragazzi, questo sistema non è per voi. Un hardcore gamer non potrebbe assolutamente sopravvivere in questo tipo di ecosistema e lo posso tranquillamente capire. Questo discorso lo vedo molto più per un casual gamer, tipo me stesso, e per chi magari possiede già un iPad per lavoro o per scuola e non vuole spendere altri soldi in una console o magari un PC dedicato.
Allora ragazzi, che vi sembra questa pazza idea di utilizzare dei dispositivi iOS come console da gaming? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, sarò felice di discuterne assieme a voi. Per oggi è tutto ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e magari iscrivetevi al canale attivando le notifiche, che per voi è gratis ma per me vale moltissimo. Inoltre vi consiglio di seguirmi su Instagram dove sono attivo tutti i giorni postando dei nuovi contenuti. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!